Ehi, ma dov'è il mio pettine? Pensavo che fosse qui. Ah, questa sì che è una novità. Ehi, ma quella lì è la mia tazza preferita, Sammy. Sì, Odessa piace, può averla? Ah, che giornata. Cosa? Sammy, penso che Elsa abbia bisogno di una casa tutta sua. Perché è comoda. Ma ha bisogno delle sue cose e di un letto tutto suo. E sai cosa? Possiamo fare una casa tutta di ghiaccio. Oh wow, allora cominceremo domani. Ciao ragazzi, oggi costruiremo un mini appartamento per Elsa. Sam ha preparato dei pezzi molto piccoli per sbaglio, ma come sapete Elsa è una vera maga. Tadam! Adesso si adatterà alla sua nuova casa magica. Quindi, cominciamo! Per prima cosa il bagno. Date un'occhiata a questi muri. Sono ghiacciati! E questo sembra fatto di centinaia di piccoli ghiaccioli. Ricordate il palazzo nel film? Era favoloso! Ma anche Frozen ha bisogno di una bella doccia calda, sapete? Già mi sento più a mio agio. Sì, Elsa avrà anche una comoda doccia. Ragazzi, fate attenzione con la colla a caldo, mi raccomando. Mettiamo il materiale in questo modo. Una parete e un'altra. Semplicissimo. Date un'occhiata a queste pietre. Mi ricordano dei cristalli di ghiaccio. Mettiamolo qui. Ma è fantastico! Dai che arriviamo a 100.500 pollici in su, mettete un mi piace! Ragazzi, date un'occhiata a Sammy! Let it go, let it go! Sembro Elsa! Sammy è uno dei tuoi look più fighi. Sì, o aiutami ad appendere la tenda, io non ci arrivo! Faccio io! Ecco qui! E fatto! Chi vuole farsi la doccia deve mettersi in fila! Adesso dobbiamo realizzare le parti più importanti, come il rubinetto, l'abbiamo fatto da un perno, e poi il soffione ovviamente. Lo faremo da un dispenser. Tac, e fatto! Adesso lo collegheremo al tubo. Fantastico, Sammy! Fissiamo attentamente l'estremità, così. E lo fissiamo al muro usando un gancio. Ecco qui! E poi, dopo la doccia, servirà un soffice asciugamano! L'ho scelto io! E questo morbido tappeto è perfetto! Accidenti, non ci posso credere! Ho dimenticato di fare lo shampoo! Non farti prendere dal panico, Sammy! Ti aiuto io! Dimmi che dobbiamo fare! Fammi ricordare! Bingo! Prima tagli il lato lungo! E... fatto! Dopo... tagliamo la parte superiore. Perfetto! Adesso svitiamo il tappo. Attenzione a non romperlo! E adesso versiamo il composto. L'ho fatto io! Wow, sembra fighissimo, Sammy! Siete d'accordo anche voi, ragazzi? Ma per favore, non usate la siringa. Fatevi aiutare da qualche adulto. La spingiamo piano piano. E chiudiamo col tappo! Mi sembra che manchi qualcosa. L'ho perso, sono uno slime smemorato! È letteralmente sotto il tuo naso, Sammy! Immagino che questo shampoo sarà perfetto per la chioma di Elsa. E il tocco finale! Stupendo! Sì, ma non c'è abbastanza spazio per conservare questi barattoli e bottiglie. Facciamo un bel tavolo! Bella idea, Sammy! Ragazzi, potete farlo anche voi! Tutto ciò che vi serve è una bottiglia di plastica e delle forbici. Fate attenzione! Sì, sì, Susan, continua a tagliare, non distrarti! Ed ecco il tavolo! Aggiungiamo un po' di glitter. Ragazzi, trovate una bottiglia di plastica e create un bel tavolo come questo. E una spugna può essere fatta con questa spugna per il trucco. Ma mi raccomando, prima chiedete il permesso di prenderla! Potete fare una casa come questa con qualsiasi materiale che avete in giro per casa. Ma tutto dovrebbe essere fatto molto attentamente! Oh, sono
sono così nervoso, sono tutto sudato. Sammy, stai facendo un ottimo lavoro, ad Elsa piacerà sicuramente. È rimasta solo una maniglia, non posso respirare. Ce l'hai fatta, Sammy, respira pure. Ho urgente bisogno di un po' d'acqua. È sempre così ansioso del risultato. Potete consolare Sammy iscrivendovi al canale. Io la mattina mi sveglio lavandomi il viso con l'acqua fredda. Sì, poi ti guardi allo specchio per mezz'ora. Sammy, mica così a lungo. Ed ecco il water. Anche l'acqua sembra magica. Per la cassettiera abbiamo usato la parte inferiore di questa bottiglia, mentre per il water la parte superiore. Abbiamo solo bisogno del sedile. Fatto! Ed ecco che arriva la parte più importante. Giusto! Non possiamo farne a meno! Ragazzi, cosa vorreste metterci? Controlliamo cosa avete in comune con Elsa. Siu, abbiamo dimenticato una cosa importante! Come farà Elsa a farsi i capelli? Giusto! Ha bisogno di una piastra! Ragazzi, facciamola! È abbastanza facile, sapete? Per prima cosa applichiamo della colla e, non appena è fissata, copriamo con dello smalto. Aggiungiamo del glitter! Accidenti, è così bella! E serve tanto blu, dal momento che è il colore di Elsa. Dobbiamo solo fissarla da entrambi i lati su un pezzo di cartone argentato. Eccoci! E non dimentichiamo il filo. Può essere fatto con un filo metallico. La voglio anche io, Sammy! Elsa, come ti invidio! Ragazzi, il bagno è pronto, ma Elsa deve dormire da qualche parte, quindi facciamo una camera da letto bella e accogliente. Alle pareti avremo questa magica carta da parati e al momento Sam sta scegliendo il materasso per il letto. Sammy, mi sa che hai trovato quello giusto. Cosa? Non stavo dormendo. Sì, questo è il migliore. Sì, lo credo anch'io, Sammy. Cos'altro dobbiamo aggiungere? Un cuscino morbido, fatto. Un'accogliente coperta, fatto. Non ci posso credere, perfetto. Siu, dobbiamo fare un bel baldacchino. Oh, grande idea. Ragazzi, il baldacchino è una tenda speciale che si mette attorno al letto. Voi ce l'avete? Avremo bisogno anche di questo. Com'è? Spero che tu stia scherzando. Cancella questo pezzo del video, ti prego. Wow, ma fa così schifo. Dai, stai scherzando, vero? E adesso, ragazzi, sistemiamolo. Aggiungiamo il pizzo tutto intorno e decoriamo il tendaggio. Tadam! Il letto è pronto. Vi piacerebbe dormire su un letto del genere? Date un pollice in su se è così. E poi? Ogni ragazza ha bisogno di una toiletta in camera da letto. Ecco perché ho questo specchio qui. Pensavo di averlo fatto per errore. Il tavolo sarà tutto rosa, il mio colore preferito. Ma voi potete scegliere quello che vi piace di più. Ad Elsa piacciono i colori freddi e invernali. Dopotutto è la regina del ghiaccio. E... fatto! Mettiamolo vicino al letto. E aggiungiamo lo specchio. Inoltre serve una lampada per la sera. Così. Specchio, specchio delle mie brame, chi è il più bello del reame? Immagino sia ovvio. A volte Elsa vuole provare dei nuovi trucchi. Facciamole una trousse per le occasioni speciali. Ragazzi, ricordatevi di fare attenzione con la colla a caldo, mi raccomando. Chiedete a qualche adulto di aiutarvi. Dobbiamo chiuderla in modo che non cada niente. Però, Siu, tu devi sbrigarti, non voglio mi resti attaccato. La parte morbida va qui. E quella appiccicosa proprio qui. Ragazzi, avete qualche idea di che cosa possiamo metterci dentro? La
Lasceremo che sia Elsa a decidere. Adesso aggiungeremo un'immagine 3D come decorazione. Sì, non è mai troppo. Inoltre Elsa potrebbe volere una bella poltrona. Io la uso per leggere. Guarda quanto è carina! Perché non posso essere piccola come Elsa? Un altro pezzo soffice. E per ultimo arriva il divisorio! Non può farne a meno, giusto? La casa magica è pronta! Che dite, facciamo un giro? Sua maestà, le piace la sua nuova moderna e magica casa? Guarda, Siu è andata in bagno! Oh, le piace lo scaffale! Oh, le piace proprio tanto! E adesso sta andando in camera da letto! Che figata! Guardate, si è messa a letto! Immagino sia felice! Ragazzi, grazie per averci seguito fino alla fine. Se vi è piaciuto il video, dateci un pollice in su e iscrivetevi al canale. E guardate sempre gli aggiornamenti. A breve ci saranno altri nuovi video. Ciao ciao! Ci vediamo!